Ciao a tutte, bentornate. Piccola premessa, mi scuso già per i rumori di sottofondo che potrebbero essere mia figlia Alice, la sua altalenina, e ho tutte le finestre spalancate perché fa un caldo allucinante, infatti io penso mi scioglierò durante questo video, e ho anche le finestre aperte. Stanno facendo anche dei lavori nella via, non so se stanno spurgando tombini. Non lo so cosa stanno facendo, quindi sentirete qualunque tipo di rumore, ma perdonatemi, se non registro oggi non registrerò mai più, perché ho anche la mia bimba che sta finendo la scuola materna e ce l'avrò a casa e sarà sempre più difficile registrare, vuoi per appunto la sua presenza, vuoi perché magari non stanno bene loro, è il periodo dei vaccini, insomma, un po' tutte cose che non vi sto a spiegare adesso, però ripeto, oggi registrerò a nastro, a fiume, qualunque cosa mi venga in mente, anzi, tante di quelle cose arretrate che mi piacerebbe appunto parlare, di cui mi piacerebbe parlare con voi, però, tolta questa premessa che è stata lunghissima, veniamo al video del giorno. Ieri siamo andati a fare una gita fuori porta, gita in un bioparco in cui c'era anche la zona piscina. Siamo tornati e mi è venuta l'idea, prima di smontare tutte le borse con cui siamo andati, amore, non c'è proprio voglia di far registrare la mamma, ti prego. Non mi ricordo già più dov'ero. Pausa allattamento, giustamente anche lei richiedeva questo, e adesso mi sorridi, perché sei tranquilla. Comunque, dicevo, un po' anche perché l'ho visto su, non so se dicevo questo, non lo so, riprendo da dove mi viene un attimo meglio. E in pratica avevo già visto appunto che sul tubo, su YouTube, giravano appunto già i primi video sul What's in my bag versione spiaggia. Tra l'altro mi è stato anche richiesto da alcune ragazze di fare un What's in my bag, quello canonico appunto della mia borsa. Vi prometto che ve lo farò, non dico che ve lo registro subito dopo, ma potrebbe essere, comunque è in programma anche quello. Ritornando a noi, ho detto, visto che noi ieri siamo andati in spiaggia, tra virgolette, perché è una spiaggia artificiale chiaramente, ed è una piscina, non è il mare, però bene o male sono le stesse cose che comunque io porterei nel caso in cui andassi al mare, perché non fare un What's in my bag versione spiaggia barra piscina mamma più bimbi? Allora, visto che dovevo comunque rimettere a posto la borsa, visto che non abbiamo in programma di andarci a brevissimo, magari fine settimana prossimo, ecco, e volevo appunto dare una ripulita e quant'altro, ho detto perché non la svuoto insieme a voi e vi faccio vedere cosa io mi porto, cosa mi sono portata appunto per una giornata al mare. Allora, le borse, allora, la borsa spiaggia non è una sola, perché chiaramente con due bimbe e due adulti una borsa spiaggia, a meno che non porto proprio una valigia, un trolley, non basta. Quindi adesso vi faccio vedere, sono più borse spiaggia. La principale è quella che porto io, chiaramente, ed è questa borsa mare. Vedete, in cotone di quelli grezzi, con i manici appunto in corda, un modello che si trova dappertutto, io ce l'ho già da un po', però ho visto che comunque in tanti negozi, sia di brand famosi, sia di brand sconosciuti, comunque le hanno, una qualunque borsa mare. Ecco, questa appunto è in cotone grezzo, dentro anche non è impermeabile, ed è appunto per questo io all'interno ho tutto quanto diviso in pochette, quindi adesso io ve le tirerò fuori una alla volta. Comunque è una borsa comunque abbastanza capiente, in cui riesco a mettere parecchie cose. Cominciamo, prima pochette. In questa pochette, che è la pochette che era contenuta in una borsa di Zara, che non utilizzo più perché si è rotta, però la pochette è molto comoda, io all'interno cosa ho messo qua? I costumi di ricambio e anche l'abbigliamento di ricambio per le bambine, ed anche le cuffie nel caso in cui cappellini, cuffie appunto per tutti quanti nel caso in cui fosse servito, visto che comunque andavamo in una piscina, poi invece non è servito, quindi sono rimaste qua. Comunque, come stavo dicendo appunto, cambi per le bambine, qua ci sono degli shorts, una t-shirt appunto per la bimba più grande, una tutina di ricambio,
costumino di ricambio appunto per la bimba più grande, quindi tutto quanto in questa pochette, che come vedete tutte le pochette comunque sono resistenti per fare in modo che non entri né sabbia né quant'altro. Quindi prima pochette questa, poi altra pochette questa. È una pochette di una vecchia edizione limitata di Kiko? No, non è vero. È una pochette che mi era stata regalata un anno con l'acquisto di solari da Kiko comunque. Io in questa pochette non metto i solari perché i solari che utilizzo evidentemente sono fuori forma, non ci entrano tutti qua dentro, sono più grandi, vabbè. Però magari metto cose che potrebbero servirmi. Tiro fuori random. Salviettine igieniche, un deodorante, un burro cacao della Spidera Leo Crema con fattore di protezione 30, un altro gloss della Vaiantropic, è un lip gloss ed è un UVA UV Protect, è una protezione 25, lo spray per i capelli, questo è della Blue Orange, mi trovo molto bello, Sun cellule staminali vegetali, spray protettivo bifase con filtri solari, sole, mare, piscina. Infatti stavo dicendo che io questo spray già lo utilizzavo comunque quando andavo in piscina, quindi lo finirò di utilizzare andando appunto al mare barra in piscina anche in questo periodo. Quindi molto buono, mi piace anche molto il profumo che ha. È un profumo dolciastro però agrumato come base ed è veramente veramente buono. E poi un pettinino, questo è un pettinè con specchio, e poi da ultimo vedete ho questa cuffietta che è una cuffia, quelle usa e getta che si trovano negli alberghi, vabbè, niente di che. La cosa bella di questa pochettina, se fosse stata magari leggermente più grande, è che comunque dentro, come vedete, è serve appunto per proteggere termicamente ciò che mettete dentro. Fosse stata più grande, ripeto, magari mi avrebbe fatto piacere metterci i solari, così rimanevano più freddi, però comunque le stesse cose che ci sto mettendo dentro comunque sono felice perché sono comunque protette. E nella taschina qua fuori ho un elastico, ma gli elastici ce li ho sempre un po' dappertutto perché un po' me, un po' mia figlia più grande. Poi altra pochettina, questa qui mi è stata omaggiata da Yves Rocher ed è molto bella, nel senso che è di quelle appunto che si chiudono impermeabilmente, ha proprio la chiusura, e qui io ci metto cellulare, infatti il cellulare, vabbè, adesso vi tiro fuori quello che c'è, fazzolettini, portafoglietto. Io ho questo qua quando esco e ho bisogno appunto di portarmi poche cose, utilizzo questo di prima classe, è un portafoglino molto comodo, come vedete, tanto faccio ancora un biglietto aereo, vabbè, di qualche viaggio, comunque gli scompartimenti per le tessere, ha la sua cernierina dove riporre le monetine, ha scompartimenti un po' dappertutto. E di qua appunto ha un altro scomparto dove mettere le banconote e io dove metto anche i documenti, in questo caso era la carta d'identità e la patente insieme e i soldini. Quindi portafoglio, e poi adesso ci sono i biglietti dello Zoom, che è il posto appunto dove siamo andati, in questo bioparco qua nel Torinese, e la piantina del posto. Tra l'altro ho messo anche delle foto su Instagram di questo fatto. Se non mi seguite, se volete andare a vedere un attimino, giusto per sbirciare, comunque il mio account Instagram comunque è sempre specificato giù nel info box. E quindi questa è un'altra pochette. Come vedete tutto è impermeabile, sempre per il concetto che la borsa non è impermeabile di per sé, e comunque mi piace che le cose rimangano separate. E che succede, amore? Ascolti la mamma? No. Oh, Alice, dai, ascolta la mamma, ascolti la mamma, dai.
scusatemi un attimo. E ritorniamo, come vi ho detto, sarà... Capite perché è difficile fare video con le bambine a casa. Vabbè, ma è giusto anche loro, cioè ci mancherebbe. Allora, dicevamo, altra pochettina. Questa invece è una pochettina presa da Decathlon che già utilizzavo per gli shampoo e tutto ciò che mi portavo praticamente in piscina quest'inverno. Questa la utilizzo per i solari, perché vedete è bella grossa e ci sta tutto. Che solari sto utilizzando quest'anno? Che sono un po', diciamo, una conferma di quelli che già utilizzavo l'anno scorso, perché mi sono trovata strabene. Allora, io adoro i solari della Australian Gold, in particolar modo questa linea qui, perché è una linea con fattori di protezione alta. Io ce l'ho 50 e 30. La 50 la utilizzo per il viso e il décolleté, la 30 la utilizzo per tutto il resto del corpo. La cosa fantastica di questi solari è che hanno un instant bronzer all'interno, cioè hanno un po' di autobronzante, quindi vi aiutano a non sembrare troppo mozzarelline nel momento in cui andate ad esporvi. Chiaro, non è un autobronzante di quelli canonici, che quindi diventate arancioni, no, è una crema solare con all'interno questo quid in più, che a me piace tantissimo. Quindi io questi li ho già comprati l'anno scorso e li riconfermo anche quest'anno. Ci piacciono, li utilizziamo tutti, nel senso utilizziamo io e il mio compagno, chiaramente non le bambine, ma top. Poi, crema solare per le bambine, questa qui l'abbiamo già utilizzata l'anno scorso e la sto finendo anche quest'anno, anche perché ha un 12 mesi come PAO, io l'ho aperta a giugno dell'anno scorso, quindi sono precisa ed è perfetta, anche perché sta finendo e mi sono trovata da Dio. Ed è questa crema solare fattore di protezione 50+, appunto per la pelle delicata dei bimbi, della Ven. Buonissima, mi sono trovata bene. Adesso quest'anno, finita questa, mi è stata regalata un'altra della Rilastil, sempre per bimbi, fattore di protezione 50+. Proveremo quella, però ripeto, questa già mi è piaciuta tanto. E poi avevo portato per la bimba più grande uno spray, magari per una volta appunto andata in acqua, per risistemare appunto, per ridarle di nuovo la protezione solare. Ho portato anche questa qua della Sien, sempre un fattore di protezione 50+ per bimbi, senza profumo, resistente all'acqua. Non l'ho provata perché la giornata di ieri non è che è stata proprio delle migliori, però comunque ne ho già sentito parlare molto bene, voglio provarla e poi eventualmente appunto vi dirò. E queste sono le creme solari che ci siamo portati. Sempre il mio compagno, portati. Poi, altra cosa, sempre la borsa, è questa acqua termale. E il boccettone della Ven, io un'acqua termale la porto sempre comunque per rinfrescarci e quant'altro, avevo questa in casa, quindi il boccettone dell'acqua termale, le mitiche salviettine, quelle igienizzanti, sapete che non mancano mai, questa bustina di Sephora con dei sacchetti e della carta Scottex per i pannolini di Alice, occhiali da sole, questi qua sono occhiali che utilizzo appunto per andare in spiaggia con la loro custodietta, portiamoli via. E poi il ventaglio, che io ho continui problemi di alzate di temperature repentine, e quindi io sia nella mia borsa normale sia questa qua del mare, chiaramente ho anche il ventaglio. E quindi questo è tutto quello che c'era nella mia borsa, che metto tutto dentro, così andiamo avanti. Facciamo una cosa, cambio borsa e ritorno. Ok. Questa appunto era la prima borsa, la seconda ed è quella che indossavo io. La seconda borsa, che non è una borsa, è uno zaino, ed è quella che invece portava il mio compagno,
è questo, dove qua dentro non abbiamo messo nient'altro che gli asciugamani, uno per me, uno per lui e i due asciugamani per le bimbe, più un asciutto, o meglio, più un telo, per asciugare, per asciugarci appunto all'uscita dalla piscina barra mare, quindi nella prima parte appunto dello zaino. In quest'altra parte lo spazio era soltanto dedicato alle ciabatte e alle infradito, quindi questo era lo zaino per asciugamani barra ciabatte. Da ultimo, scusate se sono scesa, abbiamo portato questa borsa frigo. Questa qui è una borsa frigo dell'IKEA, abbastanza capiente, vedete? Dove all'interno, adesso ovviamente non li vedete più perché li ho già messi, ne ho già riposti nel freezer, c'erano due siberini dove noi abbiamo messo dentro le bottigliette dell'acqua, i succhi di frutta per la mia bimba più grande, la frutta, cracker, comunque le cibarie, sì, cibi appunto per appunto, da mangiare in spiaggia. In più, e adesso qui non ce li ho perché li ho già portati di là, scusatemi, non vado a prenderli, me lo sono dimenticato, la retina con dentro giochi per la mia bimba più grande, né più né meno che secchiello e formine, perché sapendo appunto che lì c'era questa spiaggia, che è artificiale, però sempre comunque spiaggia, quindi sabbietta, l'abbiamo portato appunto questi giochetti che le piacciono tanto. Poi quindi chiaro, ognuno può portare quei giochini appunto che piacciono maggiormente i propri bimbi. E quindi questo è tutto quello che noi ci siamo portati appunto per questa giornata. Io spero, ah, scusatemi, è vero, manca ancora una cosa, che è la borsa fasciatoio del passeggino, chiaramente dove avevo comunque i pannolini, tutto comunque il cambio che comunque riguardava Alice. Su quello però voglio farvi comunque un video a parte, quindi di tutto quello che vi ho fatto vedere adesso sappiate che in più avevamo appunto questa retina, che sono proprio delle sacche a rete dove si mettono dentro i giochini della bimba più la borsa fasciatoio, e questo è veramente tutto quello che avevamo. Spero di esservi stata utile. Se avete comunque magari anche voi dei suggerimenti per migliorare l'organizzazione delle mie borse, o perché magari mi sono appunto dimenticata qualcosa che voi ritenete fondamentale, perché chiaramente per me questo è diciamo così, l'assetto base per poter andare. Se avete qualunque cosa, comunque scrivetelo nei commenti. Spero che vi sia piaciuto il video, iscrivetevi al canale e vi saluto. Al prossimo video, ciao!